Buonasera a tutti. Ciao. Buonasera. Buonasera. Ciao. Allora, Marco, introduci l'argomento, per favore, mentre mi No, no, io non posso introdurre l'argomento perché ne so meno che zero di questo argomento. Quindi io allora, direi. Abbiamo come ospiti due ragazze. Presentatevi. Ciao, io sono Marta. E io sono Fran. Salve. Che andranno a illustrarci, a spiegare, appunto, come da titolo, che cos'è la role playing. In un modo pesante. Sì. Vero? Sì, diciamo che per noi è uno stile di vita, ormai. Sì. Ormai sono, penso, 10-11 anni per entrambe che lo facciamo. No, oddio, per me sono un po' di meno, però tra un po' arrivo anch'io. Ecco, stiamo raggiungendo traguardi alti in questa attività che consiste sostanzialmente in forma totalmente sempre scritta. Muovere personaggi di nostra fantasia in contesti che possono essere canonici, come un universo di Dragon Ball o di Harry Potter, o qualsiasi altra opera letteraria o cinematografica, oppure in contesti completamente inventati, come mondi apocalittici o medievali, fantastici, un misto di tutti, insomma. È molto vario ciò che presenta il mondo del roleplay, e in questi universi quindi si andranno a creare dei personaggi inventati o, perché no, si possono utilizzare anche personaggi già creati. Canonici. Sì, i canonici come Harry Potter, come Hermione Granger o Dragon Ball stesso, se si vuole. E niente, quindi è un passatempo che implica ovviamente tanta scrittura, un utilizzo comunque del proprio tempo libero, perché non essendo un lavoro si fa appunto nel tempo libero, e tanta fantasia e anche tanto divertimento, perché sulle roll ci ridi, ci scherzi, ma alcune sono scritte talmente bene o ti toccano talmente dentro che io mi sono ritrovata anche a piangere davanti ad alcune risposte delle roll. Perché i personaggi prendono proprio vita sotto le tue mani. Com'è partita tutta questa cosa? Cioè, come avete scoperto questo tipo di gioco? Cioè, io non ero a conoscenza, sinceramente, però... Neanch'io, zero. È il dark web. No. Diciamo che è il mondo oscuro di Facebook, perché noi ci insediamo lì. Siamo principalmente... E personalmente l'ho scoperto in un momento di noia, nel senso che mi stavo annoiando, avevo questa ragazza tra gli amici che muoveva Meredith Grey ai tempi. No, non è vero, Mark Sloan, sempre da Grey's Anatomy. E un giorno le ho detto, senti, ma com'è che funziona questa cosa? E lei mi ha detto, guarda, contatta questa persona, ti spiega tutto lei. E da lì ho iniziato a muovere personaggi canonici di Grey's Anatomy, per poi pian piano passare a personaggi originali creati da me. E... sì. Ma quando dici muovere personaggi, cosa intendi di preciso? Intendo che viene creato un profilo Facebook con il nome del personaggio in questione, come immagine del profilo o l'immagine del personaggio canonico scelto, oppure un prestavolto, vengono chiamati così, che possono essere attori famosi, cantanti, modelli, eccetera, eccetera, che noi consideriamo adatti per il personaggio che abbiamo creato. Quindi che noi in queste persone rivediamo il personaggio che abbiamo creato. E attraverso questo profilo possiamo ruolare sia in un contesto free, quindi con altre persone, oppure all'interno di gruppi prestabiliti, giochi di ruolo, GDR, dove semplicemente poi andiamo a far interagire i nostri personaggi con quelli degli altri. Ok, quindi sostanzialmente... Okay. Se ho capito, interpretate delle altre persone famose o personaggi di fantasia, cioè fate finta di essere questo tipo di personaggi. Principalmente di fantasia. Il contesto in cui vi muovete lo scegliete al momento? Cioè, nel senso, immagino, voi scegliete... comunque è un gioco che si deve fare in gruppo, innanzitutto. Sì. Sì. Quindi scegliete una, diciamo, un'ambientazione... Sì, diciamo che su Facebook, principalmente su Facebook, perché è la vetrina più grande del roleplay che noi conosciamo, almeno, ci sono tante pagine
di questi GDR o gruppi, si chiamano free perché non ci sono veramente delle regole in questi gruppi, mentre nei GDR la situazione è un po' più meccanica a livello di regole. Però è una vetrina praticamente Facebook con tutte queste pagine. Tu apri una pagina, guardi le informazioni che chi ha creato il mondo ti dà e poi decidi se entrare, non so, in un GDR tipo Gossip Girl, quindi ambientato in una vita normalissima a New York, a Parigi, a Roma, oppure se si possono prediligere mondi fantasy come può essere quello di Dungeons and Dragons con elfi, nani, compagnia bella, o vampiri, licantropi, insomma. La scelta è molto vasta, però prima di entrare decidi ovviamente quale ambientazione tu vuoi esplorare. E poi ovviamente ti crei il personaggio a seconda dell'ambientazione, perché non potrei mai inserire un mago di Harry Potter in un contesto di, che ne so, del Signore degli Anelli. Non avrebbe senso muoverlo a livello di come un mago di Harry Potter se stai nel Signore degli Anelli. Ok. Okay. Ma io avrei una domanda, perché vai. Diciamo, da estraneo, nel senso che non avevo mai sentito parlare, quanto può richiedere, cioè quanto tempo richiede una sessione di questo gioco all'incirca, in linea temporale? Allora, le sessioni sono le ruolate, le roll. Ok. E in realtà varia tantissimo il tempo, perché dipende anche da quanto tu ti senti di scrivere, perché possono esserci delle roll con un dispiego di tempo e di energia veramente minimo, perché è molto un botta e risposta, quindi puoi terminare una ruolata anche in poche ore, se sei attivo, se hai tempo, ma possono esserci anche ruolate che ci impiegano mesi ad andare avanti. Immaginavo. Perché... Sì, cioè è un mondo davvero molto vasto. E io e Fran siamo sulle ruolate che si concludono tra le 3 settimane e un mese e mezzo all'incirca, quando siamo attive. Io adesso con gli esami d'università sono meno attiva, quindi sto dilungando un po' troppo i tempi. Si conclude nel senso che c'è un risultato da portare a casa? C'è uno scopo, oppure decidete voi di comune accordo quando terminate? Dipende, se è una role iniziata a caso, tra virgolette, quindi o per far conoscere i personaggi, oppure semplicemente per fare qualcosa in quel momento, si arriva ad una conclusione a seconda delle reazioni dei vari personaggi, perché prima o poi ce ne sta uno che si stanca e dice basta, mi sono rotto, me ne vado. E mentre ce ne stanno altre che possono essere di trama o comunque importanti o per la trama del gioco in sé o per la trama del tuo personaggio o dell'altro personaggio, che comunque devono avere uno scopo finale a cui tu in un modo o nell'altro devi arrivare. Ok, quindi diciamo che c'è la doppia possibilità, cioè fare come una specie di vita parallela, concedetemi il termine, sì, esatto. Oppure proprio arrivare a uno scopo, un risultato, insomma. Diciamo che i personaggi non sono statici, cioè sono come noi persone che in base a quello che, tra virgolette, la vita, ovvero gli eventi che ci sono all'interno del gruppo in cui, o dell'ambientazione in cui hai creato il tuo personaggio, ovviamente andranno a inficiare sulla sua personalità, sulla sua psiche, sul suo carattere, o anche semplicemente sul corpo tramite cicatrici, o ci sono personaggi che hanno anche un arto in meno, per dire, o che sono privi di vista, di udito, di... cioè è davvero variegatissimo. Quindi quando tu ruoli, praticamente tu porti avanti la vita di una persona fittizia, ovviamente, però comunque porti avanti una vita, quindi magari una role può iniziare come la più carina delle cose, con, non so, un picnic in un campo, e poi il personaggio potrebbe ricevere una notizia da parte dell'altro personaggio e completamente distruggere. Quindi magari avevi iniziato l'idea con fare un picnic, banalmente, e poi dopo puoi finire il litigio. E quindi
arrivare ad una conclusione di un litigio o anche a non arrivare ad una conclusione, perché può essere che, come molte persone, a un certo punto nel mezzo del litigio ti dicono io non sopporto più, me ne vado. Quindi non è cioè, il proposito iniziale non è sempre quello che poi tendi a raggiungere alla fine della ruolata, e non è sempre detto che una stessa non mi viene il termine, una stessa azione portata da da due diversi personaggi diano lo stesso risultato, proprio perché ogni personaggio è diverso, ogni personaggio ha le proprie sfumature di carattere, di psicologia, di modo di pensare. Sono proprio personaggi a 360 gradi come quelli che si possono trovare nei libri, solo che invece che scrivere un libro noi scriviamo semplicemente il punto di vista del nostro personaggio, e l'altra persona con cui si sta facendo questa giocata avrà delle reazioni a quello che noi scriviamo secondo il punto di vista del suo personaggio. È come se fosse un libro scritto a due mani, insomma, a quattro mani meglio, con due persone. Sì, si potrebbe vederla anche così, con però non solo due mani, ma le mie due, le due di Fran, le due di un'altra persona che sarà nel gioco con noi, e di tutte anche le altre, perché poi dopo il gioco si compone di tutte queste giocate messe insieme che confluiranno magari in un evento di trama per l'ambientazione o come effetto domino per un altro personaggio che magari inizialmente non c'entrava niente, ma poi per ovviamente legami sia familiari che di amicizia o di inamicizia eccetera ne viene coinvolto.